Ciao a tutti amici, bentornati in un nuovo video. Oggi sto riprendendo dalla fine del video che avete visto la scorsa settimana. Vi spiego subito. Allora, è domenica intanto, 31 maggio, quindi l'ultimo giorno di maggio, del mese di maggio, e vi spiego subito cosa è successo. Intanto vedete, c'è rotto perché mi sono tagliato, poi qui non so se si vede ma c'è un bernoccolo, e poi ho sbattuto anche qua. Ok, che prima mi era venuto viola, però col ghiaccio, dandoci ghiaccio sia qui che qui, mi è un po' andato via. Praticamente tutto è successo qua. Ok, scala a chiocciola, vi dico questo. Allora, io vi spiego com'è successo. Ora cerco qualcosa per appoggiarvi e poi vi racconto. Io, con due buste in mano di spazzatura, ok? Allora, in uno c'era della plastica, presumo, e nell'altro invece c'erano delle bottiglie di vetro, ok? Ricordatevi, bottiglie di vetro. Cosa è successo? Io scendo con le buste, adesso vi riposiziono un attimo, scendo con le buste che ce l'ho in tutte e due le mani, ok? Una nella destra e una nella sinistra. Scendo, faccio così, arrivo qui, non mi tengo perché ho le buste in mano, appoggio qui il piede, parto a scivolare, volo, poi cosa succede? Da questo scalino, quindi in volo, capisco di aver perso l'equilibrio e non immaginate, alzo le braccia, l'alzare le braccia, porto sta busta e queste cacchio di bottiglie dentro, vola per aria, mi va in faccia, ok? Quindi ho sentito ste sbottigliate che mi sono arrivate qui, che presumo che è stata una bottiglia di vetro che mi ha tagliato. Qui pure, perché io non ho sbattuto la faccia, cioè sono volate di schiena, infatti ho sbattuto la chiappa che è sulla scala, che mi fa male. Però il fatto in sé che se scivolavo senza quelle buste, io non avevo tutto questo, ok? È stata che questa busta è volata, perché ho alzato la braccia, io da intelligente non è che ho detto mollo le buste. Ho detto voglio salvare pure la spazzatura, che tanta è spazzatura. Poi vabbè, la mia ragazza mi ha assistito dopo, infatti gli ho detto subito che lei stava partendo a ridere, ho detto aspetta, ora che ho male mi assisti, poi dopo ridiamo insieme, perché è veramente stato, cioè ste scale io ci sono già caduto 3 volte, quindi piuttosto, già questa è stata molto molto pesante, quindi per non andare a fare la quarta o la quinta molto pesa, mi sa che da qui io non ci scendo più. Siamo in marzo adesso. Wow. Ciao. Vabbè qui, Quello quant'è quello nero, scusa? 1,90 m anche quello. Ciao. Siamo un po'... Dove sta andando? Perché aspetta? Questo qui... Questo è lo stesso... Questo qua è lo stesso divano che c'era a Leroy Merlin. E più grande, costava un pochettino di più, quindi adesso stiamo cercando di... 2,90 m, cioè simil colore. Ma per favore, ma rimanici, rimani lì e via. Diciamo la verità. Ai. Vuoi anche la verità? Gliele fate vedere i divani, no? Sì. Sì, tutte e due? Mm-hmm. Siamo combattuti. Non quelli che vi stiamo decidendo. Ah, allora non lo potete sapere, però vi dico solo, uno che ci piace molto è lungo quasi 4 Magari metri. Dopo ci torniamo e facciamo vedere. Esatto, lungo quasi 4 metri. È l'unica cosa che ci piace, perché per il resto conforama. Sì. Ciao, ciao. Vabbè, niente, ora continuiamo il tour. Fa vedere cosa hai trovato.
nel suo regno. Deciso quello? Niente, camminatina, gelatino e poi si va a casa. Buongiorno amici, allora oggi è lunedì 1 giugno, sono le 12:12 e siamo appena tornati a casa da, dopo aver fatto una camminata, quindi mi sono fatto la doccia, adesso dall'Alia fa una doccia, ci siamo fermati per prendere il pane e poca roba e guardate cosa ho trovato, Coca-Cola con la ciliegia, quindi cosa faremo? Andremo a testarla, oltretutto proprio un prodotto straniero. Loro ci tacca l'etichettina per le regole italiane, diciamo. Quindi, prendo il bicchiere e l'assaggiamo insieme. Allora, è stato in macchina, quindi può essere che esplode. Quindi, pian pianino. Ok. È all'orno proprio. Allora, come odore, sembrerebbe normale. Colore, presumo che sia lo stesso. Ed era da tanto che la cercavo, solo che si poteva prendere o solo se andavi all'estero, vabbè grazie, o solo se prendevi quei pacchi tipo americani, sai, con tanta roba dentro. Infatti quando l'ho vista costava 1,50 euro, una lattina. Buona. Allora, ve la descrivo, è un po' meno gasata e diciamo che è una coca molto più dolce, però alla fine si sente il sapore della ciliegia, veramente veramente buona. Guardate qua, finalmente l'ho assaggiata, c'è anche quella alla vaniglia che vorrei provare ma c'era solo o questo o quella al lime, però quella al lime è la classica Coca-Cola al limone, quindi non l'ho neanche presa, però questa è molto buona. Quindi ora mi farò una pasta fredda e oggi pomeriggio, probabilmente vi faremo qualche clip, andiamo per vedere gli elettrodomestici, quindi andremo al MediaWorld, all'Unieuro e alla Comet, direi, per guardare il frigo, che il frigo noi lo vogliamo a 2 ante, quindi stile americano, e poi altra roba, tipo il fornello e quella roba lì. Direi che vedrete direttamente oggi pomeriggio, quindi a dopo. Siamo nel frigo, alla MediaWorld, qua c'è. Se hai visto il mio terrore negli occhi era tipo così. Niente, io ho trovato il mio posto. Niente. Stiamo guardando dei frigo. Siamo alla MediaWorld. Sì. Questo sarebbe il frigo. Che busta il frigo? C'è scritto Toc Toc. Una sì, vabbè. Sta anche a 2000 euro. Però sarebbe tipo questo. Sarebbe questo. Pam pam pam. E niente, continuiamo. Buenos días, amigos. Noi stiamo tirando fuori la macchina perché è direzione mare. Allora, siamo appena partiti. Direzione lo scoprirete. 1 ora e 50, 178 km. Thank you.
11.80. 11.80 to. Lei stirati bene, eh? Adesso resto di? Poi sono 8 euro e passa. Dammi qui, dammi. Preso tutto? Ok. Resto. Eccoci. Siamo arrivati, siamo a Cattolica, non vi ho detto ancora che giorno è perché è il 2 giugno, quindi è festa anche, e non è che sia cominciato tanto bene la mattinata, diciamo. Puoi spiegare? No. Beh, è distrutta. Allora, siamo arrivati praticamente, abbiamo parcheggiato, tutto bene, ok, cerchiamo il parcheggio. Cosa succede? Parcheggiamo, la macchina muore, ma muore, sai. Lei provava a girare la chiave, ma è come se la chiave non fosse dentro, proprio buio, zero, neanche un suono. Cosa abbiamo capito alla fine? Dopo un quarto d'ora di stacca attacca a tutti i fusibili, perché ho provato che fossero i fusibili, perché o sono i fusibili o la centralina, di solito. Dal nulla lei dice, aspetta, sento un rumore. Sente il rumore, prova la macchina e si accende. È stato veramente un casino, perché doveva anche chiamare il carattrezzo, se no fartela portare da qualcuno. Oltretutto è festa. Quindi da chi vai? Quindi tutto è bene quel che finisce bene. L'importante è che siamo qua e ora stop. Sei tornato un minimo tranquilla? No, fino a che non sono a casa, fino a che non arriviamo a casa, con la macchina parcheggiata in garage, no. Mamma mia, com'è stata? Più che altro perché avevo paura che, insomma, bisognava farsi venire a prendere, insomma, era tutto un problema, quindi la cosa di venire al mare mi dispiaceva anche perché, insomma... Aspetta, eravamo venuti al mare, ah. Poi ce la dovevamo passare in qualche... Qua? Questo è molto bello, guardate, se no c'è quello là direttamente. No, ma mi sembra niente. Ti sembra? Che non ci sia niente. Allora andiamo qua. Allora prendiamo il caffè e dopo ci vediamo. Ecco il caffè, una sfogliatella da cioccolata e un bignè. Un bignè è un bombolone. E siamo qua. Si vorrebbe fosse tuo, ma non è tuo, tranquilla. Guardate che bello hotel. E qui siamo già in estate. Ora saliamo qua e dovremmo arrivare fino là in fondo. Sembrerebbe abbastanza pulita l'acqua, a parte quelle alghe lì, però si vede il fondale. Dopo anni si vede il fondale.
abbiamo fatto 4 acquisti. Allora, ciabatte per tutte e due, infradito che non le abbiamo portate. Poi abbiamo preso 2 tazze molto carine. E poi 2 taglieri tipo i bancali, quelli che ci sono a lavoro. E ora mangiamo qui. Ci siamo fermati qui, la gelateria. Siamo seduti fuori, abbiamo preso l'acqua e stiamo aspettando la coppa con 7 gusti. E ecco la bestia. Guardate qua. In due, non da solo. Non una per uno, sennò non finiamo più. Però guardate qua. Allora, amigos, sono le 4:45. E ci accingiamo verso casa. Siamo un po' strenatini, giusto un po'. E abbiamo la riserva d'acqua e siamo accaldati al massimo, quindi 2 orette e siamo a casa. E sta sistemando i danni di stamattina, quindi orario, stazioni, sconvolta, chi più ne ha più ne metta. Speriamo che non ci abbandona all'improvviso. No, non porta sfiga, no, dai. No, no. E quindi ci vediamo poi. Buondì amigos, oggi è sabato 6 giugno direi e siamo intenti, cioè è intenta a preparare la cheesecake, che dopo vi farò vedere anche la preparazione. E non mi attento a mettere mano, sennò dopo sarei già segnata sul suo libricino. Allora, la ricetta è questa che vi lascerò anche in descrizione. No, se viene bene. Se viene bene, vabbè, in ogni caso. Questa è la dose, quella intera, però noi l'abbiamo divisa a metà, perché useremo questo yogurt. Quanti ce ne sono dentro? Boh, non lo so, però sono 10 grammi, mi sembra. Useremo questo yogurt, che è già ai frutti di bosco, e quindi ne abbiamo 350. È un esperimento, perché mi hanno dato questi yogurt, quindi invece che mangiarli ci facciamo cheesecake. Quindi questa è diventata la ricetta divisa in due. Quindi vedremo come viene e poi faremo le considerazioni in merito. Ora sciogliamo il burro qui nel pentolino, 85 grammi, intiepidire, quindi non troppo, non si fa, molto bene. Bene, non fatela a casa. Ora metti lo zucchero. Ecco.
una ciotola colma d'acqua fredda. Metterei una cucchiaia. Minuti per star così. Tanto scaldare il latte in un pentolino. Prendi da latte. Ok, abbiamo messo la gelatina dentro il latte caldo e si è sciolta, adesso lo facciamo intiepidire. Ora mescolare con la plastica, panna, zucchero, avena e montare fino a... Di latte e gelatina dentro lo yogurt. Sì, mescolare il composto, lo mescolo. Allora, un po' di questi grumi perché è uno yogurt da freezer. Quindi un misto tra yogurt e gelato. Allora, un cucchiaio di panna e zucchero a velo. Adesso ci aggiungiamo, come si può chiamare, la variazione, la variante con pezzi aggiunta, con pezzi di cioccolato, che sarebbe poi metà tavoletta. Stampo preso dal frigo, versiamo questo qui dentro. Mo 5 ore in frigo e via. È giunta l'ora di fare scatoloni. Tirar via della roba da camera sua. Questa è impossibile che la riusciamo a mettere dentro lo scatolone, a meno che non usiamo quello grande. E poi il bello che la borsa dell'IKEA noi l'abbiamo sempre usata al contrario, quindi dovremmo anche ribaltarla, e anche qui ci porteremo qualcosa di sicuro.
scattare, vero? Ok, direi che questo lo possiamo chiudere. Ci vediamo. Allora amici, avete visto, la cheesecake è venuta bene, dai, anche il sapore è buono, sa molto i frutti rossi però perché abbiamo usato quello di yogurt lì. Comunque vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi al canale, condividere a tutti quelli che conoscete questo video e tutti gli altri, mi raccomando, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!